Ciao! Ali, siamo tornati con un nuovissimo video su Minecraft. No, buongiorno, no, ormai è ora di pranzo, quindi buon pranzo. Se mi sentite un po' diverse perché non sono dal mio computer, sono sempre dal computer di Buddy, ma andremo a fare un incredibile parkour in cui potremo scegliere il nostro futuro. Guarda, vieni con me, ti mostro. Posso scegliere che tu muori? Non è una cosa bella da dire. È un parkour in cui ci sono più scelte di percorso. No, ok, allora è meglio. Ci sono più scelte di percorso. Per esempio, puoi andare qua, puoi andare qua. Ce n'è una che è più bella, una che fa più schifo, una che ti porta in un vicolo cieco, una che è un po' più veloce, una che ti fa cadere. Ci sono varie scelte, un po' come la vita. Se tu avessi scelto nella... Se tu nella vita avessi scelto, per esempio, di fare il boscaiolo, in questo momento saresti a tagliare la legna, cosa che invece non hai scelto. Invece, se vai sotto... Vai là, ma, loco... Cioè, quando ti dico livello di scelte vuol dire che... ok, vabbè. Oh, pensavo di cadere. Eccomi qui, bonjour. È letteralmente... Ma sono tutte scelte. Tipo, noi potremmo andare da quell'altra parte. E invece no, hai scelto di andare di qua, io ti seguo. Poi potremmo dividerci, rincontrarci. Quindi l'obiettivo... Qua dove sto andando, io non lo so. È arrivare alla fine. In questo momento puoi, per esempio... sbagliare il salto. Oppela! Sono caduto. Mi sa che non abbiamo una texture pack. Vabbè, la vita. La vita ci porta anche. Non hai night vision. Non hai night vision. Eccoci. Easy. Ok, ci sono. Sai che qua? Sai che siamo tornati indietro? Come? No, mannaggia, giangia. No. Volevo buttarti giù, ma sono caduto. E non è giusto. Aspetta. Angelo! Ormai ho capito il mood. Ho capito che quando c'è una casa, se entri dentro, c'è la strada easy. Indietro. Vai a vedere. Allora! Magari da sotto si va avanti. Oppure? No, ok, di qui non si può andare. Ma vedi te. Ma sei un. Porca miseria, adesso hai visto anche dove devo andare. E guarda, e arrivederci, Nico. Arrivederci proprio. È stato bello conoscerti. Oppela, questi correnti a terra dovevano essere qualcos'altro. Ma purtroppo non abbiamo una texture. Fa che questa cosa ci interessa? No, di qua, ovviamente. Di qua. Ho vinto, ho finito la mappa. Ma chi ha finito la mappa? Oh. Ma dove sei? Quanto sei avanti? Oh. Qua io non credo che sia cioè credo che quello sia un portale che ti porta in qualche zona interessante. Ma dove caspita sto a passare? Ok, di qua. Ma perché si accendono da solo delle luci in questo posto? Ma è posseduto? Nico, Nico, ti sto aspettando. Ma Nico, ma sei scarsissimo. Ma perché sono morto? No, adesso mi dici perché sono morto. Se tu tocchi il bordo muori, ok? Quindi devo fare così. Io entro. È la fine? Finita la mappa? Sì. Ma come è finita la mappa? No. Mi hai fatto credere che... Oh, aspetta. Ma questo è un livello tutto nuovo. Altre scelte da zero. Per esempio, nella vita, se in questo momento tu avessi scelto di fare il minatore, non saresti qui, ma saresti con un piccone a scavare in una miniera. Raccontaci della tua scelta. Come mai questa scelta? Ho fatto una scelta che mi ha potuto... Sono morto. Sono morto. Allora, sei passato qua. Ma io vedo di lì, ma siamo lì. Nico. C'è un problema. Qual è il problema? No, aspetta, no. Ma io non volevo buttarti giù. Volevo dirti il problema. Il problema sei tu. Che è finita la mappa. Ma chi è finita la mappa? Guarda che completi qua. E arriva prima il signor. Mi sa che abbiamo tagliato un po' tanto, sai. Tu credi? Ma qui, scusa, non è. È finita davvero così? Cioè, tu fai scelte e dici fine. E a proposito di scelte, finita una mappa, se ne inizia un'altra. Ne ho scelta un'altra, ovvero quella del leone, Icomb. E dobbiamo continuare. L'altra volta abbiamo fatto in 15 minuti, siamo arrivati fino a qua. Ma io sai che ti dico? Alexa, imposta un timer di 11 minuti. Come 11 minuti? È a partire da ora, sì. Io non ho capito. Ma che cosa hai fatto? Ho suonato la campana. Ah, tu l'hai già fatta questa cosa. Ecco perché tu capivi. Io non capivo. Ma risuona la campana. Devo farlo così? Non l'ho presa, vero? Devo fare un po' più in alto. Dai, ma tu l'hai già finito? Non sono in creativa. Non c'è il fuoco amico. Ehi. Ok. Zoom. Ok. Ma in realtà è meglio così. Mi sembra giusto in fondo. Non credi che sia una cosa... Devo risuonare la campana di nuovo. Kevin. No, Kevin. Ma tutto bene. Ma ha suonato la campana? Aspetta. Anzi, ti devo aspettare? No, in realtà no, in realtà è che arriva più avanti, okay. Quindi dovresti andartene, dovresti fare... È una scelta alla fine, vedi? Se tu ci pensi, la vita è sempre basata sulle scelte. La scelta è o aspettarmi o andartene avanti per i cavoli tuoi. Cosa preferisci? Scarsi. Ah, quindi preferiresti isolarmi piuttosto che aspettarmi? Dandomi dello scarso, peraltro, cosa che sappiamo tutti che in non sono. Parkour, sì. Ma a parte che tu parli scarso qua e là, ma lo sai che nelle sfide sono ancora sopra? Ma di tanto poco. Insomma, non ricordo. Però mi sa che sono tipo io a 78 e tu a 69.
o qualcosa del genere, credo, non ricordo bene. Dove devo andare? Io non ho capito. Mi spieghi questo livello com'è da fare? Non so dove sei. Sono in un livello strano, sono tipo del bambù. Ah, non l'ho capito. Ho capito, c'era una pozza sott'acqua da eseguire una nuotata. Io non l'avevo vista, stavo facendo un parkour sui bambù. Ma dai, non è sott'acqua. Io ho fatto così parkour. Non hai fatto un tunnel sottomarino? Io ho fatto sul parkour, non mi sa che l'ho gettata tutta. Vedi, è perché è una scelta, anche in questo caso. Nella vita le scelte sono ovunque. Tipo quella di morire in una terza... Io scelgo di andarmene da questo posto. Meglio, così vittoria tavolino, easy, fatto. No, guarda, non sto bene così, guarda benissimo. Ma hai detto che te ne saresti andato a tavolino? È una burla. Ah, è chiaro. Salto, saltino. È chiaro. Zucca, albero, tetto. Ma quanto sei avanti? Io sono tipo entrato ora in un portale del land. Ci vediamo domani, Nico. Sei così tanto avanti? No, forse 7 livelli. Che stai di? Ma non è vero. Sto scherzando, 2 livelli da. Hai detto zucca e melone, quindi dove vedo una zucca e un melone c'eri tu. No, in realtà zucca albero era, non era zucca e melone. Ah, ok. È un tipo un codice segreto? Sì, zucca albero, tetto. Del tetto da dove è uscito? Sono nel livello del ghiaccio. Ah, ok, qua si ghiaccia. C'è ghiaccio e poi lava. Oh, ma guarda che effetti scenici. Hanno fatto una bella scelta di mettere questa cosa. Non so cosa ne pensi. E le scelte sono molto importanti nella vita. Sì, esatto. Come tipo, per esempio, di lasciarti mangiare la mia polvere. No, la scelta di lasciare un mi piace, iscriversi, pensavo dicessi. In quel caso ho detto sì, hai ragione, effettivamente sì. Lasciate mi piace, iscrivetevi. Ma l'ho detto io. 5.000 mi piace. L'ho così fa pelato. No, alla 5.000 mi piace, Nico, vieni a Bergamo nel mio studio. Io non ci vengo a Bergamo, non ci vengo a Bergamo. E la mia scelta è di non venire, esatto, perché ho poi, capito? 5.000 mi piace, Nico, vieni da me. Paghi tu? Allora, ma allora non ci siamo. Io sto girando in tondo. Ah no, ok, è giusto. Quanto lontano sei dalla mesa? Dalle tutto giallo qua, non capisco. Tutto giallo? Io penso di averti quasi raggiunto. Ma quanto stai tryhardando? No, io sono fermo in realtà, ti sto aspettando. Prima di cambiare il video, di cambiare mappa, di farlo. Ah! Giallo! Tutto giallo? No, è tutto giallo in generale. È tutto giallo! Ah, Nico, mi hai raggiunto. Comunque stavo aspettando perché ma ho finito. Non è. Come è finito? È finita mappa. Cioè, ma è finita un'altra mappa? Proprio. Stavo aspettando io. Che stai a dire? Ma è davvero la fine della mappa? Penso di sì, siamo fuori dalla mappa letteralmente. Ma che vuol dire? Ape fanno anche il loro giretto di routine fuori dall'alveare, non lo sapevi? Ok, ma salto, sì, salto. Qua. Quindi dici che... Ho sbagliato il salto. Ho sbagliato il salto. Abbiamo finito un'altra mappa? Back to the lobby. Checkpoint. Ho finito. Vabbè, ma in questo caso... Quindi ne hai vinte 2 su 2 praticamente? Sì, quindi sono doppio dei punti. Non credo di essere molto d'accordo con questa tua decisione. Ma non è che tipo i diamanti c'è un pulsante, è diventata una find the button, qualcosa del genere? Cosa hai provato? Ho scelto. Cosa hai scelto? Ho scelto di rifare tutto. Ma sei stato tu, Barbie? No, ho fatto una scelta. Io se vuoi vado avanti, non è un problema. Ha voluto questo, Nico. E perché proprio un livello rosso? Non è il destino. Il destino non è stata una scelta dovuta da qualcuno, è per destino, caso. Mi sa che stai andando in Nico. Anche questa è una scelta molto bella, eh? Proprio. Tornare indietro è sì, una scelta molto bella, vero? Ma guarda che. Sei sicuro che stiamo tornando indietro? Sì. Ma come fai a sapere queste cose? Perché ho fatto una scelta anch'io. Ma allora la scelta giusta qual è? Di andare qua. Ah, ma vedete che c'hai ragione. Ma vedete che mome si chiudono le porte palesemente in faccia. No! Ce l'ha già fatta! Ce l'ha già fatta! Vedete che ce l'ha già fatta! E taggio superato! Ma questa scelta che tu hai già fatto! Oh, ciao! Ehi! Buongiorno! Ciao! Ciao! Guarda che mi distratto! Stai per caso mangiando la mia polvere? Cos'è che dicevi prima? Ho già vinto 3 video io! Mangi la polvere! Ma hai scelto tu di tornare qua indietro! L'hai detto tu! Tue parole, tua... 8 video hai vinto, guarda. Levati che non si vede nulla! Cosa vuol dire non si vede nulla? Io vedo tutto claramente... È ingombrante. Inglobante? Inglobante. Pensa, perché hai fatto... Dai! Per un salto! Cosa? Aspetta, allora, certo. No, io ho sbagliato una cosa. E non sbaglio nulla. Allora, io però, se nella vita fai la scelta di aiutare il prossimo, prossimo ti sarà riconoscente. Non sarà sicuramente te. Perché no? Ah, stai dicendo che già di mio sono avanti a te, è vero. Effettivamente, no. Guarda, ma l'hai detto tu. Hai detto che non sono prossimo. Sei nato prima e basta. Non è che sei avanti a me. Se... Il resto sei dietro di me, te. Ma lascia stare. Ma mezzo salto. Guarda che sono già qua dietro me. Eccoci, raggiunto.
Poi adesso guarda, adesso ti prende tipo un mancamento. Hai un giramento di testa incredibilmente. Oh! Era un mancamento. Porca miseria, ho sbagliato salto. Dai! Ah, ma che peccato, io non sbaglio nulla. Ma adesso sicuramente ti succede una cosa. Incredibilmente potente. Nella vita bisogna scegliere chi adesso avrà un forte mal di testa. E perché proprio a te? Oh, mi fa male la testa, ti giuro. No, non riesco a fare quello che voglio fare. Ma tu sei comunque detto di me. Dovresti prendere una medicina se hai mal di testa. Ti conviene fermarti. Non pensi che possa giovare anche alla tua salute? Se io prendessi un medicina adesso, potrei giocare con i piedi e batterti. Che schifo, ma che schifo. Tu secondo me... Uff, mi stai mangiando cose brutte. Tipo tu che tocchi il mouse col piede. Che gioco con i piedi. Che schifo. Uff. Sai che... Allora, secondo me, dato che è un... Sono puliti, non ci sono i funghi sotto. Guarda, io non ho funghi sui piedi e penso che tu li possa avere. Però stavo pensando che, dato che è il tuo campo comunque, i piedi, potresti fare... In che senso? Il mio campo sono i piedi, scusa. Non ti piacciono i piedi? Non ho capito molto bene. No? A te? No, a me non piacciono. Tu hai detto che ti piacciono i piedi. Vabbè. Comunque, dato che il tuo campo sono i piedi, potresti fare un video in cui giochi a Minecraft coi piedi. Guarda... Sinceramente, sto bene così, davvero. Cioè, guarda, serve. Che secondo me potrebbe essere. Ma di nuovo, qua siamo. Ma vedi questo? Sono entrati qua, Nico. No! Oh, 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 oh! Ma guarda qua, cosa è accaduto! Ma guarda qua, cosa è accaduto! Perché non spari la freccia? Non l'hai presa di nuovo. Ora l'hai presa. Meno male, io non avevo l'arco. Non sarei potuto andare avanti senza di te. Molto gentile. Salto. Perché? Ah, è vero, perché ero avanti. Guarda che l'ha valutata già come opzione. Salto. Ok. No, tua sorella. Sono avanti. Sono più avanti io. Ma che dici? Guarda, sono più in alto. Via, fatto. A meno che non suoni la campana. Qui la vittoria è di Nico 3010. Ehi, non è corretto, non è... Ho scelto, Nico. Questa cosa della scelta sta andando un po' troppo avanti, per i miei gusti. Sta un po' giocando troppo a tuo favore. Ce la fai a prendere una campana? Via! Rush finale. Alexa? Quanto manca il timer? Al tuo timer da 11 minuti restano 50 secondi. Oh, cavolo! Eh no, però... Eh no! Va suonata di nuovo la campana. Ok. Devo fare il perfect timing. Zium! Alto, ok, sono avanti. Non devo perdere questo vantaggio. Davanti, avanti. Tryharding estremo. Ho già sbagliato tutto. Vabbè. Ah! Sbagliato strada. Non posso perdere il vantaggio. Non posso perdere questo vantaggio. Godo il karma. No! Che idiota che sei. Sei un idiota totale, madò. Vabbè, neanche che idiota. Neanche che vado avanti. Bravo. Hai vinto. Menti. Hai fatto proprio il jump della vita. Ma me pensavo arrivasse. Va bene. Alexa, suoni. Dai, suona. Suona, aspetta. Il volume di questo dispositivo è 10. Sta suonando. Alexa, stop. Vabbè, questo video l'ha vinto Loco. Mi sembra... Tre volte, tre punti per Loco. Ma che tre punti? Vale un punto, sta zitto. Erano round. Per Loco la sfida finale. Non mi sembra giusto. Questo vale come un round. Ha vinto Loco, complimenti. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buona serata a tutti. E felice anno nuovo. Fate la scelta giusta. Non diventate amici di Loco.